Folla di persone ha reso omaggio a Patrizia Roxas per l'ultimo saluto alla parrocchia Natale del Signore in via Boston a Torino. Responsabile della comunicazione per la Camera di Commercio dal 2001, Patrizia era malata da 3 anni quando sembrava aver superato la fase più difficile. Il male l'ha portata via. Grande commozione da parte di familiari, amici, presidente e segretario generale della Camera di Commercio Dario Gallina e Guido Bolatto e lo storico presidente della Camera Torino. Alessandro Barberis. Ha lavorato con il presidente Salta, con Alex Barberis, che sono qua oggi. Io ho avuto poco modo di lavorare insieme a lei, però ho potuto apprezzare la sua professionalità e l'esperienza, che è anche tanto il contributo che ha dato alla Camera in questi tanti anni di lavoro. Quindi veramente una grande mancanza e siamo tutti vicini alla famiglia per questo, in questo momento. E professionalmente è veramente una persona che ha dato molto alla Camera di Commercio, sempre mettendo davanti il lavoro anche nei momenti più difficili della sua vita. Infinita tristezza, è stata una delle persone che mi è stata più vicina in quei 10 anni che sono stato Presidente della Camera e mi ha aiutato in maniera indicibile. Per me è una donna di grande, grande tristezza. Mi fa piacere che l'abbiano onorata in tanti colleghi, tanti presidenti, segretari, tutti gli altri. Poi davanti alla morte, tanto ci dobbiamo passare tutti, quindi. Solo che lei è l'età dei miei figli, anzi più giovane del mio più grande, quindi è una tristezza infinita e basta. Comunque c'è una gratitudine nei suoi confronti perché mi ha aiutato moltissimo nella mia presidenza. E voi lo sapete perché come giornalisti sapevate che io non parlavo mai con la stampa se non attraverso di lei e col suo aiuto e quindi mi ha fatto da filtro, da sostegno, da appoggio e da tutto.